One Podcast. Se hai letto il titolo della puntata starai pensando che sono impazzito. Invece ti voglio raccontare due notizie che vicino vicino ci stanno proprio bene. Prima però, come sempre, sigla. Stai ascoltando Verde Speranza, un podcast di Nicolas Lozito, che poi sono io. Ogni giorno ti racconto una storia per superare l'ecoansia e ritrovare fiducia nelle sorti del pianeta. Parto dai pannolini. È stata costruita la prima casa con cemento green, composto anche di pannolini usati. Ci è riuscito un gruppo di ricercatori giapponesi che ha preso dei pannolini usati, li ha lavati, li ha asciugati, li ha triturati. Li ha poi combinati con cemento, sabbia, ghiaia, acqua, realizzando sei diverse combinazioni, sei misture contenenti percentuali variabili di pannolini sminuzzati. Ha quindi questo gruppo di ricercatori testato diverse miscele per giungere a una versione finale che ha usato per un prototipo di casa di 36 metri quadri, costruita poi non in Giappone ma in Indonesia. Una casa su un piano solo, con due camerette, bagno e cucina soggiorno. Sono arrivati alla conclusione, i giapponesi, che i pannolini possono contribuire a poco più del 7% della struttura senza creare nessun problema alla stabilità o alla resistenza dell'edificio. 7% non è poco, perché inizia a essere un peso considerevole, una quota considerevole. Perché ti dico tutto questo? Perché sappiamo che la produzione sia di cemento sia di pannolini, ne abbiamo parlato la scorsa stagione con una puntata tutta dedicata ai pannolini riciclati, ha un grande impatto sull'ambiente. Ora quindi la sfida dei ricercatori è quella di rendere vantaggioso il processo di riciclo. Al momento ovviamente è un prototipo fuori dal mondo, però piano piano i giapponesi, questo team di ricerca, vorrebbe che lo facessimo più spesso e più o meno ovunque. Ci chiediamo, ci ritroveremo a vivere in case fatte di pannolini in tutto il mondo? Io non credo, ma penso che però fra 10, 20, 50 anni ci saranno soluzioni nell'edilizia basate sul riciclo che oggi ancora neanche immaginiamo, quindi ricicleremo probabilmente un sacco di cose per costruire quello che dovremmo costruire in futuro. Seconda notizia, ci spostiamo in California, grande salto, un'azienda di trattamento delle acque di San Francisco ha creato una birra riciclando l'acqua di docce, lavandini, lavatrici di un grande condominio di lusso della città. Anche qui, niente paura, ovviamente l'acqua è pura, è priva di qualsiasi traccia della sua precedente vita. Si tratta della Epic One Water Brew, creata dall'azienda di depurazione Epic Clean Tech, e l'hanno fatto per dimostrare come l'acqua uscita dai loro impianti sia ancora più pulita dell'acqua che arriva dai nostri rubinetti. Infatti gli standard richiesti dai comuni per la depurazione delle acque sono altissime, e succede anche in Italia, quindi potremmo farlo in certi impianti persino in Italia. Ed è uno spreco di tempo e di energie rimettere in natura quell'acqua senza riutilizzarla nell'immediato, spiegano dalla Epic Clean Tech. L'azienda americana ci vuole convincere con la sua lattina di birra che ci fa tanta impressione che gli impianti di depurazione più avanzati potrebbero quindi rimettere l'acqua nuovamente in circolo fin da subito. Ti chiedo quindi, alla fine di questa puntata strampalata, 1. Vivresti in una casa fatta anche di pannolini? 2. Vorresti provare questa birra? Non so qual è la tua risposta. So che però il tempo è scaduto, la puntata è finita. Spero che queste due storie di riciclo atipico, veramente fuori dagli schemi, ti siano piaciute. Ne abbiamo raccontate tante anche in passato, vattele a cercare. Condividi Verde Speranza sui social, seguimi su Instagram, vota il podcast, clicca la campanella, fai quello che vuoi. Ciao e alla prossima.